Buonasera da Chiara Lucia Germenà, notiziario flash di Free Press Online del 12 ottobre 2022. Custodia cautelare in carcere nei confronti dell'elemento di spicco del clan mafioso catanese dei Cappello. Si tratta di Salvatore Massimiliano Salvo, detto Massimo Ucarruzzeri. È accusato dell'omicidio di Prospero Leonardi, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Enna, e per il contestuale tentativo di omicidio di Angelo Drago, avvenuto a Catena Nuova il 23 maggio 2012. A 10 anni dal delitto sono emerse nuove prove che vedono Salvo come mandante, organizzatore ed esecutore dell'omicidio. Salvo è attualmente detenuto per scontare le condanne definitive per associazione mafiosa e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Spari al centro di Catania. Un giovane a bordo di un'auto in compagnia di un amico che filmava la scena con il cellulare in Vietnè all'angolo con via San Giuliano ha sparato con un fucile d'assalto da Softair modello 36C a 3 ragazzi e successivamente ad un altro giovane in via Grotte Bianche. L'autore è stato poi rintracciato e denunciato grazie alla targa dell'auto. Sempre in via San Giuliano, un gruppo di 3 operai pestano un signore per un posto auto momentaneamente occupato dalla vittima per far salire a bordo i suoi figli, entrambi disabili. Si è svolta al largo delle coste della Sicilia orientale un'esercitazione complessa di ricerca e soccorso aeromarittimo. Lo scenario ha previsto l'ammaraggio forzato di un aereo con a bordo 3 membri di equipaggio e 3.500 kg di carburante. Sul posto dell'impatto in mare sono intervenute 4 motovedette e un elicottero della Guardia Costiera Etnea, 2 unità navali con il nucleo di sommozzatori e un elicottero dei Vigili del Fuoco. Sostituiranno le autovetture affidate alla gestione dell'autoparco del comune di Catania. Sono elettriche di piccola e media dimensione, furgoni. Oggi a Piazza Università sono state consegnate una parte delle 150 acquistate dall'ente grazie a dei fondi PON Metro 2014-2020. I mezzi a breve potranno essere ricaricati in un impianto fotovoltaico da 450 kW del comune. Per tutte le notizie vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e vi invitiamo a seguire i nostri canali social, Facebook e Instagram. Il prossimo notiziario sarà online domani sera alle 20:30.